Benvenuto, oggi prepareremo un piatto estivo, riso freddo con filetto di salmone e verdure. Preparazione. Cuocete 400 g di riso e versatelo nella pentola con 700 ml di acqua. Aggiustate di sale e poi coprite con un coperchio e cuocete il riso. Da quando inizierà a bollire, cuocetelo per 8-10 minuti e poi spegnetelo. Vi accorgerete che il riso avrà assorbito tutta l'acqua ed è pronto. Quindi spegnete il riso e versatelo in una pirofila con un filo di olio. Mescolate e poi lasciatelo raffreddare. Ora saltate in padella una zucchina tagliata a dadini, salatela, cuocetela lasciandola croccante, non dovete proprio appassirla perché sennò non è buona, per il riso freddo non è buona, deve solo saltare, vedete, io l'ho lasciata croccante. Dopo aver cotto la zucchina, ora saltate in padella filetto di salmone rosolando uno spicchio d'aglio con un filino d'olio per dargli un po' di profumo e cuocete il salmone con le foglie di alloro e un rametto di timo. Cuocetelo circa 4 minuti per parte, non di più, perché sennò resta troppo stopposo e non è buono. Almeno poi va a gusti, chi lo preferisce più cotto, chi lo preferisce meno cotto. Quindi abbiamo 400 g di riso, un filetto di salmone scottato e poi guarnito con del prezzemolo, 125 g di mais, una zucchina saltata a dadini, due carote tagliate a dadini fine. Provate questa ricetta, questa insalata di riso fresca e appetitosa, e ditemi cosa ne pensate. Se vi piace lasciate un like, lasciate un commento in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale di cucina. Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti, per ultimare aggiungete del prezzemolo tritato. Potete aggiungere anche del succo di limone e del pepe nero o della salsa di soia, oppure anche entrambe. Vi garantisco che questa insalata di riso è veramente buona. Provatela e ditemi cosa ne pensate. Vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gianni.